Un minuto con Padre Pio dal coro della chiesa di Sant'Anna a Foggia, un luogo che ha accolto Padre Pio nel 1916. Oggi vogliamo raccontarvi quello che la cronistoria del convento ci racconta al 4 giugno del 1959. Già qualche settimana fa vi abbiamo raccontato che Padre Pio, dal 25 di aprile di quell'anno, si mise a letto e stava veramente male. Ecco, non si riusciva a capire cosa avesse. Poi si scoprirà che fu la Madonna di Fatima a guarirlo. Padre Pio ebbe un tumore alla pleura. Sulla cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo leggiamo appunto in questa data che da circa un mese, dal 25 di aprile, Padre Pio si sente male fisicamente. Vive sempre in intima unione col Signore e proprio alla fine di aprile i medici gli hanno diagnosticato una broncopolmonite. Dopo alcuni giorni però constatarono invece una pleurite che lo costrinse al riposo assoluto. Dal 5 maggio non celebrava, dal 5 maggio non confessava e per 3 volte gli hanno estratto, scrive il frate sulla cronistoria del convento, 1.000 e più grammi di siero. Il 4 di giugno i professori Gasparini e Pontoni dell'Università di Napoli e di Bologna giunsero a San Giovanni Rotondo, chiamati dai frati, e non consigliarono più l'estrazione di siero, prescrivendo delle medicine per l'assorbimento. Padre Pio soffriva perché non poteva continuare la vita quotidiana col suo ministero spirituale per il bene delle anime. E si racconta appunto che nella sua camera, per mezzo di un microfono, ascoltava le funzioni che si svolgevano in chiesa e dopo la funzione lui dettava un piccolo pensiero per tutti coloro che erano giunti da varie parti del mondo a San Giovanni Rotondo e che non potevano vedere Padre Pio. E ancora si scrive: non occorre dire che il carissimo padre non è lasciato mai solo. I confratelli di San Giovanni Rotondo e della provincia religiosa gli stanno sempre accanto.